Una buona serata, benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca perché c'è stato un colpo fallito al bancomat della zona dell'aeroporto di Pescara perché dei delinquenti hanno tentato di sradicare una colonnina del bancomat legandola con una fune ad un camion, ma qualcosa è andato storto e alcuni malviventi sono fuggiti. Colpo alle 4 di mattina nel distributore accanto proprio all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Tutti i particolari nel servizio di Andrea Costantini. Vediamo. Fallito l'assalto all'alba di oggi alla colonnina bancomat del distributore di benzina che si trova a fianco dell'aeroporto e di fronte all'ipermercato Auchan. Ignoti, almeno 4 se non 5 persone, intorno alle 4 di questa mattina, quando era ancora buio, hanno tentato di sradicare la colonnina dell'automatico attaccandola ad un camion con una fune e poi tentando di abbatterla con il mezzo pesante. Qualcosa deve essere andato storto anche per il passaggio probabilmente di qualche automobilista. Il mezzo poi usato dai malviventi ha iniziato a perdere gasolio e così gli assalitori sono stati costretti ad andare via a mani vuote. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare la zona e a bloccare la perdita che avrebbe potuto causare problemi data la vicinanza alle pompe di benzina. All'interno del forziere c'era anche qualche migliaio di euro. Sull'accaduto indagano gli agenti della squadra volante della Questura di Pescara. All'interno dell'area di servizio c'è un sistema di videosorveglianza. Le immagini saranno visionate in queste ore dagli investigatori. Ingenti i danni all'impianto di benzina. Ancora cronaca, ricorderete qualche giorno fa l'omicidio per futili motivi di Paolo Cialini da parte di Dante Di Silvestre, il 60enne accusato di omicidio volontario aggravato dopo una lite in strada in macchina. Bene, a causa di un difetto di notifica ad uno dei due avvocati difensori da parte del Tribunale del Riesame dell'Aquila, Dante Di Silvestre, proprio il 60enne accusato di omicidio volontario aggravato di Paolo Cialini, è uscito oggi dal carcere di Castrogno. La decisione è proprio del Tribunale del Riesame. L'uomo, assistito dai legali Gennaro Lettieri e Nadia Baldini, potrebbe però rientrare in carcere nelle prossime ore. E proprio l'avvocato Nadia Baldini lo ha accompagnato fuori dal carcere il 60enne. E noi ascoltiamo questo estratto proprio all'uscita di Dante Di Silvestre dal carcere di Castrogno, intercettato dai colleghi di City Rumors. Buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno. Signor Dante, come va? Va. Contento di tornare a casa? Queste per l'appunto erano le immagini di Dante Di Silvestre che lasciava, anche se a quanto pare temporaneamente, il carcere di Castrogno. Adesso cambiamo decisamente argomento, nuovi divieti per la balneabilità a Pescara, sorpresa. Arrivano le analisi dell'ARTA che rivelano valori fuori dalla norma sulla Riviera Nord, il servizio di Francesca Romana Testi. Una notizia inattesa che ha destato stupore per il comune di Pescara. Il tema è sempre quello della balneabilità del mare, ma questa volta i dati forniti dall'ARTA non provengono da quelle che sono considerate le aree nevralgiche della riviera. Si tratta infatti del lato nord, fino ad oggi fuori dai punti interessati dai divieti. Nella giornata di ieri sono venuti fuori i risultati delle analisi svolte lunedì, perché ricordo sempre che occorrono almeno 2 giorni perché i batteri in coltura hanno bisogno di tempi per essere letti. I risultati di queste analisi mostrano da un lato questioni molto positive su via Balilla e via Galilei, dove i valori sono nella norma. Quello che ha colpito, perché non era mai successo in credo 50 anni, è che in un punto di prelievo a nord, proprio nella zona antistante la rotonda della Riviera Nord, ci sono dei valori sballati.
Che cosa abbiamo fatto? Noi, consapevoli che lì vicino c'è un fosso che approda al mare, cioè Fosso Mazzocca, abbiamo ispezionato il corso del fosso. Il fosso è secco e quindi non abbiamo motivi di ritenere che da lì vi siano delle perdite. Certamente diciamo, svolgeremo analisi ancora più approfondite. Sappiamo tuttavia che già nella giornata di ieri sono state svolte analisi suppletive di cui i risultati sono attesi per venerdì e vediamo se tutto questo è uno scherzo della natura ovvero se nasconde qualcos'altro. Certamente è una questione che ci ha sorpreso, però continua la nostra lotta alla ricerca delle cause dell'inquinamento rispetto a un litorale che oggi presenta un solo punto insolito di divieti di balneazione e dovremo continuare a lavorare in questa direzione. Balneatori a rischio. Sul caso delle concessioni demaniali, l'Unione Europea boccia la proroga chiesta dall'Italia con scadenza 2020. Si riapre dunque una pagina di incertezza e preoccupazione sul destino di un intero comparto turistico. Una tegola dall'Unione Europea arriva la notizia della bocciatura della proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali e lacustri stabilita con scadenza al 31 dicembre 2020. In particolare si legge l'Unione Europea si dice contraria alla proroga in assenza di gare, in particolare per le strutture transfrontaliere. Si annida la confusione e la confusione ha portato purtroppo a questa drammatica sentenza. Noi come concessionari abbiamo il titolo demaniale garantito, registrato, pagato gli oneri burocratici, le tasse fino al 2020. La sentenza della Corte di Giustizia ci dice che il nostro titolo è nullo. Beh, adesso noi incaricheremo i nostri avvocati, ma possiamo rincorrere sempre con la giurisprudenza quando questo fatto è competenza di politica ed è competenza del governo? Una tegola che arriva dopo una lunga battaglia portata avanti da anni da istituzioni e rappresentanti di categoria, che lo scorso mese di maggio aveva visto il ministro per gli affari Enrico Costa recarsi a Pescara per discutere tutte le novità della temibile direttiva Bolkestein. Io credo che il governo in questo momento debba attivare immediatamente, il ministro Costa l'aveva detto, che a sentenza avvenuta avrebbe messo in piedi una sorta di decreto legge. Bene, noi ci auguriamo che entro la prossima settimana si convochi immediatamente il tavolo delle associazioni nazionali e emani questo decreto. Noi diciamo una cosa però, non riusciamo a comprendere perché in Spagna si è potuta consentire la norma transitoria, quindi consentire ai concessionari demaniali di poter mantenere per un lungo periodo la concessione e rientrare negli investimenti. In Italia sono circa 7 anni che noi rincorriamo i burocrati, che rincorriamo i dirigenti e non riusciamo a capire perché la politica non riesce ad affrontarlo questo tema. Parliamo adesso di meteo perché insomma dopo il grande caldo il tempo sta cambiando e allora il centro funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni non buone, ha emesso un avviso di criticità regionale per domani e dopodomani con previsione di codice arancione, criticità moderata per tutta la regione. In particolare è stato previsto codice arancione sui bacini Tordino-Vomano del Pescara e Basso del Sangro per la possibilità del verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all'innalzamento del livello idrometrico dei corsi d'acqua principali e del reticolo idrografico minore. Previsto codice arancione sulle zone interne della regione, in particolare sui bacini della Terno e del Sangro e sulla Marsica per possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti e cadute di massi. Parliamo di politica adesso. Il gruppo di Forza Italia in Regione denuncia la mancata consegna di numeri e carte sul nuovo ospedale di Chieti Pescara e bilanci della tua partecipazione dell'Abruzzo all'Expo, il servizio di Filippo Tronca. Per il presidente Luciano D'Alfonso e la maggioranza in regione la trasparenza è solo un optional. A denunciarlo Forza Italia, che continua a chiedere carte, numeri e documenti relativi al project financing per la realizzazione del nuovo ospedale Chieti Pescara ed ancora il bilancio della TUA, la società unica dei trasporti, nonché i rendiconti della trasferta dell'Abruzzo all'Expo di Milano. È un nostro diritto, tuona il capogruppo Sospiri, sventolando una lettera del direttore generale Cristina Gerardis in cui si nega la documentazione richiesta e in cui si specifica che la stessa
sarà consegnata a mano dal presidente Luciano D'Alfonso in persona. Un atteggiamento inaccettabile, commenta il consigliere Mauro Febbo, che minaccia di andare in procura. Assoluta mancanza di trasparenza, perché mentre prima era riferita solo al presidente D'Alfonso, che insomma oramai lo conosciamo, conoscono gli abruzzesi, ha definito il Consiglio regionale una cloaca. Se lo avessi detto io o Chiodi qualche tempo fa sarebbero successe insomma altre cose, invece qui nessuno si fa scrupolo. La cosa grave è che ciò che viene fatto dai funzionari dirigenti, nel caso specifico da dottoressa Gerardis, che si permette il lusso di dire che le carte non ce le dà, che verranno consegnate dal presidente Alfonso a mano forse quando ci sarà una commissione di vigilanza. No, lei ha l'obbligo di rispettare i regolamenti, gli statuti e le leggi dello Stato e della Regione Abruzzo, quindi deve consegnarmi la relazione. Quel progetto di finanza di cui si sta discutendo oramai da diverso tempo, che riguarda il clinicizzato di Chieti, un costo di 3.265.000.000 che si vuole affidare alla Maltauro, o meglio presentata dalla Maltauro, su cui noi abbiamo la nostra più assoluta contrarietà. Ci sono altre soluzioni e soprattutto non ci piace l'affidamento di tutti i servizi e non solo della realizzazione del manufatto, ci sono altre soluzioni. Il 20 ci confronteremo in Consiglio regionale, è chiaro, se non abbiamo le carte è un confronto monco. E il presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo, che abbiamo appena ascoltato, il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri, sono tornati anche sulla questione legata al futuro di Ryanair. Non capiamo sinceramente, dicono, tutta questa enfasi di D'Alfonso e compagni nell'annunciare l'abbattimento delle sovrattasse deciso dal Ministero dell'Economia, che secondo loro convincerà Ryanair a restare in Abruzzo. Per quanto riguarda l'esaltazione del governo centrale, restiamo basiti, visto che il Premier Renzi e il PD hanno fatto solo il loro dovere, ovvero togliere una tassa iniqua che loro avevano introdotto. Tra l'altro non si è ancora capito come saranno coperti i mancati introiti ed è facile prevedere che la vicenda ricadrà sulle spalle dei cittadini. Anche noi, continuano Febbo e Sospiri, ci auguriamo che Ryanair resti. Questa notizia però non è affatto sintomatica della permanenza della compagnia aerea low cost, dalla quale al momento non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro. Andiamo a Montesilvano adesso. Dopo aver alimentato numerose polemiche, il caso dell'accoglienza degli immigrati si trasforma in un'intesa con la prefettura per lo svolgimento di lavori socialmente utili. Montesilvano sceglie l'integrazione. A fronte di polemiche e malcontento sulla questione immigrati, arriva la notizia della sottoscrizione di un'intesa tra prefettura e comune, con l'obiettivo di rendere i migranti accolti nelle strutture alberghiere una risorsa per il territorio con lavori di pubblica utilità. Abbiamo stipulato ieri questo accordo con la prefettura di Pescara per l'utilizzo dei migranti che oggi sono ospitati negli hotel di Montesilvano per lavori socialmente utili. Tutti sanno, i cittadini sanno, che lo Stato italiano riconosce 40 euro come spese per ciascuno di questi rifugiati sul territorio italiano in attesa dello status di rifugiato. È giusto pure che anche loro diano il proprio contributo nei confronti di uno Stato che comunque li sta accogliendo, gli sta dando delle chance. Quali saranno i lavori e le mansioni che verranno ricoperte dagli immigrati? Beh, cominceremo con la pulizia del verde, lo spazzamento delle strade, ma anche la pulizia della riserva di Santa Filomena. Per questo intervento coinvolgeremo anche il Corpo Forestale dello Stato, che oggi ha la tutela di tutta l'area protetta. Ci spostiamo all'Aquila adesso, perché passeranno per i laboratori e le aule di ingegneria la progettazione di innovazioni tecnologiche e dei mezzi di trasporto del futuro realizzati nel polo dell'automotive. Buone notizie per l'Università dell'Aquila. È pronto infatti a partire un progetto di ricerca industriale con partner di eccezione FCA, il Polo Automotive della Val di Sangro. Inoltre il Ministero ha riconosciuto 550.000 euro aggiuntivi di fondi strutturali all'Ateneo Aquilano. C'è questo importante risultato di questi 6 progetti che sono stati approvati e anche la prospettiva di un nuovo progetto con FCA e il Consorzio Radiolabs, di cui noi facciamo parte, sul veicolo connesso, per creare un centro di competenze qui nel territorio dell'Aquila sul veicolo connesso, che è ovviamente la sfida del futuro nell'automotive. E il Ministero ci chiedeva di impegnarci in una serie di misure e di impegnarci con degli obiettivi. Il raggiungimento di questi obiettivi dava la possibilità di un consolidamento del finanziamento. Noi abbiamo raggiunto gli obiettivi
tutti gli obiettivi meno uno purtroppo, però questo ci ha consentito di consolidare 550.000 euro su 630.000, quindi insomma un risultato estremamente positivo. Consolidare vuol dire che sono nel nostro bilancio da ora e per sempre. Inverardi torna poi nel merito del calo degli iscritti del 17%, invitando chi non ha perso occasione di lanciare pesanti accuse alla politica dell'Ateneo di imparare a leggere i numeri e a contestualizzarli. La reintroduzione delle tasse e i numeri programmati, l'abbiamo detto mille volte, portavano con sé inevitabilmente un calo degli immatricolati. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è che gli studenti che sono iscritti all'Università dell'Aquila sono sì meno, ma sono molto più attivi, cioè sono molto più coinvolti nell'attività di formazione, cioè fanno più crediti. Infatti rispetto all'anno precedente, anzi agli anni precedenti, il numero, la percentuale di studenti che ha fatto al primo anno più di 30 crediti, cioè più della metà, da 30 a 60, è salita da intorno un po' meno del 30% al 52%. Restiamo proprio all'Aquila perché l'auto-emoteca dell'Avis è tornata alla caserma del capoluogo per le donazioni di sangue nella stagione di maggiore bisogno. Vediamo. Con circa 30 donazioni è tornata alla caserma degli Alpini dell'Aquila la raccolta sangue dell'Avis, l'Associazione Volontari del Sangue. Nella stagione di maggior richiesta delle scorte di materiale ematico e dopo la necessità di sangue seguita alla tragedia ferroviaria accaduta in Puglia, gli alpini continuano a sostenere la popolazione donando il loro sangue. Stiamo continuando la raccolta perché devo dire che a volte il numero dei volontari è superiore al numero dei posti che l'Avis ci mette a disposizione. Gli alpini del 9° Reggimento Alpini, della Brigata Alpina Taurinense, sono vicini alla cittadinanza abruzzese. Molti nostri soldati sono abruzzesi, anch'io lo sono. E il fatto di dare il sangue, la cosa più preziosa, alle nostre ASE, ai nostri centri ospedalieri, è per noi motivo di orgoglio e un motivo per sentirsi ancora più vicini alla nostra popolazione. Siamo contenti di farlo, continueremo a farlo e ringraziamo l'Avis per la gentilezza e la cortesia che ogni volta mette nelle sue azioni. Questi ragazzi sono veramente dei professionisti. È molto importante che la presenza nostra qui dell'Avis nelle caserme, perché riusciamo a essere molto vicini alla popolazione e riusciamo in un giorno solo a fare una bella raccolta sangue. E anche in queste ore il CIT è aperto, il centro ospedaliero, quindi anche lì si sta facendo una raccolta sangue. E dobbiamo continuare a fare questa campagna di sensibilizzazione perché non siamo ancora autosufficienti in materia di sangue. La Regione Abruzzo ha un gran numero di donatori, però dobbiamo ancora crescere. Sabato 16 luglio a Campli appuntamento con la Soprintendenza d'Abruzzo per la valorizzazione del patrimonio culturale. Sabato 16 luglio il Centro Farnese ospiterà una giornata di studi alla presenza di autorevoli relatori per la tutela e valorizzazione di un territorio ricco di beni artistici e culturali dal titolo Campli, dalla Scala Santa alla Necropoli di Campovalano. È un punto di partenza, è un momento in cui la Regione Abruzzo ristabilisce un rinnovato e produttivo rapporto con la Sovrintendenza e quindi questo vuole essere, come dire, la genesi di un lungo percorso. Abbiamo organizzato questo momento di conoscitivo e di divulgazione sul territorio appunto per far sì che i cittadini abruzzesi conoscano sempre più quelli che sono i nostri tesori. Noi abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa della Soprintendenza nella figura della dottoressa Picchione con cui abbiamo collaborato in questo periodo. Sicuramente un argomento molto importante per Campli, sappiamo benissimo i beni e i valori che Campli ha. Abbiamo tanti beni culturali, alcune chiese sono chiuse, quindi dobbiamo provvedere a riaprirle anche insieme alle altre istituzioni. Quindi benvenga questo convegno in cui si parlerà insieme alle associazioni, alle forze politiche presenti, di tutto quello che si deve fare ulteriormente per Campli. Logicamente non ci possiamo fermare al convegno, ma gli dobbiamo dare un taglio pratico. Questa giornata di sabato 16 luglio, questo evento, questa giornata di studi su Campli, sul suo patrimonio culturale in senso lato, non soltanto beni culturali in senso stretto, ma anche beni culturali in senso lato, quindi patrimonio culturale formato da, come dice il codice, da beni culturali e da beni paesaggistici. Quindi Campli come un insieme di beni di interesse generale
che devono essere conosciuti, tutelati, salvaguardati. Quindi l'obiettivo di questa giornata di studi è appunto quello di valorizzare, far conoscere dunque il patrimonio di Campli, ma come punto di partenza per far conoscere e valorizzare tutto il patrimonio culturale abruzzese. E apriamo adesso la pagina di sport, perché oggi parte, scatta ufficialmente la stagione 2016-2017 della Pescara, che si raduna a Palena per il prossimo campionato appunto di Serie A. E noi siamo a Palena con il nostro Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, a te. Grazie Jacopo. Della linea, siamo qui sul manto erboso del comunale di Palena, abbiamo le tribune alle nostre spalle, qui si allenerà e lavorerà il Pescara da oggi e fino al 2 agosto, il ritiro dei biancazzurri neopromossi in Serie A qui proprio a Palena in provincia di Chieti per queste 3 settimane davvero importanti per la preparazione del campionato di Serie A. Noi andiamo subito ad ascoltare il portiere della formazione biancazzurra, Vincenzo Fiorillo. Inizia questa nuova stagione, tu tra l'altro hai rinnovato il contratto, Pescara continua ad avere grande fiducia in Vincenzo Fiorillo, nonostante l'arrivo di Bizzarri, questo per te comunque è un atto di stima importante? Beh sì, devo dire innanzitutto che sono molto felice di questo rinnovo, perché appunto è un segno che la società si aspetta molto da me, si aspetta una crescita costante, e la possibilità di lavorare con un portiere come Bizzarri per me è una cosa molto importante. I tifosi si chiedono, è inutile girarci attorno, chi sarà il portiere titolare in Serie A del Pescara? Vincenzo Fiorillo, uno dei diretti interessati, cosa ci può dire? Beh, io non lo so, penso solamente da 3-4 giorni ad allenarmi a 200 all'ora come ho sempre fatto, poi non sono discorsi che mi riguardano questi, e come ho detto prima sono contento di lavorare, di avere questa possibilità di lavorare con un portiere come Bizzarri, perché negli ultimi 2 anni ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della Serie A, quindi c'è solo da imparare e siamo felici. Queste le parole dell'estremo difensore del Pescara, Fiorillo, che ha rinnovato per 2 anni il contratto. Oltre a lui in porta ci saranno quest'anno per il Pescara Bizzarri, arrivato proprio nel mercato di luglio, e anche Aresti. Vedremo chi sarà il titolare, ma in Casa Biancazzurra c'è davvero un bel clima, l'abbiamo potuto vedere già questo pomeriggio nel primo allenamento sostenuto dalla squadra qui agli ordini di Massimodo. Per il momento è tutto, da Palena Lina che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie a Paolo Renzetti, e restiamo in casa Pescara perché non stiamo ripetendo gli errori di 4 anni fa, e Pescara comincia ad essere una meta ambita anche da giocatori importanti. E questo il bilancio sull'attività svolta dalla società, che è stato tracciato dal presidente biancazzurro Daniele Sebastiani intervenendo nel corso della trasmissione speciale Replay Estate di Enrico Rocchi. Lo ascoltiamo. Ci siamo migliorati, abbiamo cercato di evitare di ripetere gli errori del passato, poi gli errori se ne fanno sempre perché purtroppo nessuno ha la sfera magica, però sicuramente ne abbiamo fatti molti molti di meno da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista calcistico, dal punto di vista dei rapporti con la piazza, con la tifoseria, da tutti i punti di vista, e questo secondo me la gente poi l'apprezza, perché capisce che tu sei in buona fede e se hai fatto degli errori non l'hai fatti certamente per prendere in giro qualcuno o per fare cose che non nulla a che fare con il calcio. Noi siamo pescaresi, come dicevamo prima, e siccome ci mettiamo la faccia e siamo qui tutti i giorni, non ci possiamo permettere certamente il lusso di fare cose non in linea con quelle che sono le nostre personalità. Soprattutto si evidenzia sempre questa credibilità che c'è a livello nazionale con i grandi club, si può trattare con Milan, Inter, Juve, con chi che sia, e soprattutto la credibilità che si è avuta in quanto molti giocatori, anche di nome e di grido, vogliono tutti venire a pescare.
Sì, ma questo a me fa solo che piacere, perché vuol dire che questa società ha lavorato e continua a lavorare molto bene. E questi sono i risultati, perché oggi sentire che i ragazzi tra di loro parlano benissimo di questa piazza, di questa società, di come si vive a Pescara, deve essere anche un motivo di vanto anche per la città, perché questa Serie A, in questo caso la Serie A, ma questa società non è solo dei soci di questa società, ma è dell'intera città, io oserei dire anche dell'intera Abruzzo. Quello che noi abbiamo fatto si riflette su tutta la nostra regione, accende un faro importante su tutta la regione. Ora mi auguro che tutti quelli che ci sono intorno, dalle istituzioni a tutto quello che gira intorno al mondo del calcio, ne sappia approfittare, tra virgolette, dal punto di vista di quelli che possono essere i ritorni e le ricadute sul territorio di una Serie A così importante. Adesso andiamo a Lanciano e ci colleghiamo in diretta con Alessio Giancristoforo, perché oggi per Lanciano è una giornata importante dal punto di vista calcistico, le cose non vanno molto bene. Ecco, vedo Alessio, c'è il ritrovo, la giornata dell'orgoglio frentano, Alessio, perché insomma sì, c'è molta delusione. Ecco, raccontaci come sta andando, a te. Sì, buonasera Jacopo, come vedi alle mie spalle il corteo dei tifosi rossonere sta partendo dal corso principale, dal corso Trento e Trieste, circa 300 sostenitori rossoneri che si stanno sfilando dietro lo striscione appartenenza. Dal punto di vista dell'ordine pubblico nulla da segnalare, tutto a posto. Queste le immagini del corteo rossonero che si sta muovendo proprio in questo momento a Lanciano. Jacopo, siamo in piano centro storico, lo abbiamo detto, per il corso. L'obiettivo è arrivare sotto al comune frentano, in piazza Plebiscito. Ti dicevo, una nutrita rappresentanza, la tifoseria ha ritrovato compattezza dietro questo striscione, anche un dispiegamento di forze dell'ordine comunque che non passa in sordina, c'è una presenza. Tra l'altro io vado con le immagini perché qui siamo praticamente sotto casa della famiglia Maia, e c'è un presidio anche delle forze dell'ordine, i cori ostili, ma questo era un po' in qualche modo preventivabile. C'era nell'aria questo acredine che si è formato soprattutto nell'ultimo periodo a fare da minimo comune denominatore alla rabbia rossonera, alla mancanza di chiarezza che addirittura da gennaio a questo momento in poi è mancata. Jacopo, io ti do anche qualche notizia concerne rapidissimamente ci potrebbero essere degli sviluppi improbabili ma non impossibili per quanto concerne il campionato di Lega Pro della Virtus Lanciano. Ci si sta muovendo anche a livello politico a Roma. Le nostre fonti ci hanno detto che la situazione è molto difficile, ma comunque il Lanciano sta facendo un tentativo anche per rimanere in Serie C. Dovrebbe intervenire un gruppo, una cordata facente capo a qualche imprenditore romano. In realtà non abbiamo molta nitidezza sui nominativi. C'è da dire però che in subordine si potrebbe ripartire dalla Serie D. Certo, il nodo dovrebbe essere sciolto a breve, e comunque si sta mobilitando anche una parte della tifoseria rossonera che in qualche modo darebbe supporto, darebbe manforte se si dovesse ripartire dalla Serie D. Intanto il corteo si muove, ti ricordo che sono circa 300 i sostenitori rossonere, tutto fila liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico. L'obiettivo è arrivare in piazza. Ovviamente se ci dovesse essere qualcosa di clamoroso ti richiederò la linea nel corso del telegiornale. Per il momento, Jacopo, ti lascio con queste immagini. Grazie Alessio. Insomma, avete visto oltre 300 i tifosi della Virtus Lanciano che vivono dal punto di vista calcistico un momento assolutamente non semplice. Vedremo se ci saranno degli sviluppi per la permanenza in Lega Pro o Serie C, oppure se si dovrà ripartire dal campionato interregionale. A proposito di Lega Pro, invece, secondo giorno di ritiro ad Ovindoli per il Teramo, molto vicino l'attaccante
del Pescara Lucaforte. Intanto oggi sono arrivate le ufficialità di Calore e Cericola, ma c'è sempre a centrocampo il nodo Amadio. Secondo giorno di ritiro ad Ovindoli per il Teramo, che nel frattempo continua a muoversi tra campo e mercato. L'obiettivo è quello di rinforzare il reparto avanzato con Sansovini, che sembra sfumato, ma non definitivamente, nel senso che ora che la trattativa è in fase di stallo potrebbe arrivare la ripartenza da parte proprio del centravanti romano. Insomma, colpi di scena per il momento non se ne vedono, ma non sono totalmente esclusi. Il nome di Luca Forte è sempre più insistente e al di là della cautela di Prammatica, i biancorossi sanno che il gradimento del giocatore del Pescara c'è, anche quello della società biancazzurra, che sarebbe ben felice di rinforzare una società che ritiene amica, tenendo il calciatore a pochi chilometri dalla casa base. Non è dato sapere quando ci sarà l'affondo definitivo, ma anche il procuratore del calciatore spinge per la soluzione biancorossa. Intanto chi ci sarà certamente sarà il portiere Tomas Calore, anche lui scuola Pescara e che l'anno scorso ha disputato un buon campionato nelle fila del San Nicolò. Sarà il secondo di Francesco Rossi, che dopo l'addio di Tonti è il nuovo numero uno. Sì, diciamo in dirittura d'arrivo, ma manca ancora qualche dettaglio, qualche formalità, però credo che già nella giornata di domani potrebbe essere qui. Decisamente più articolata invece la situazione legata a Stefano Amadio. Il centrocampista sarebbe un obiettivo di Vivarini per il suo Latina, ma la società sotto questo punto di vista pare irremovibile e sia il direttore sportivo Fabio Lupo, che comunque non esclude la cessione, che Zauli contano di poter avere ancora il mediano romano in organico. Stefano, noi siamo felici che sia qui, è un giocatore del Teramo, noi siamo convinti che il ragazzo stia qui bene, volentieri, siamo contenti che lui sia rimasto, poi il mercato è un mercato aperto fino al 31 agosto, purtroppo o per fortuna, e quindi aspettiamo eventuali evoluzioni, ma non solo su di lui, su chiunque, perché mi aspetto che qualsiasi giocatore possa essere richiesto, lo so per esperienza, fino al 31 agosto tutto può accadere. Anche Amadio lo ritengo uno dei migliori giocatori, qui a Teramo negli ultimi anni lo ha dimostrato, miglior giocatore della Lega Pro, ma nello stesso tempo sono stato un ex calciatore e capisco benissimo che davanti alle esigenze di un calciatore di migliorare la propria posizione è difficile per un allenatore o per una società trattenerlo. Il ragazzo comunque è vincolato, deve stare a delle regole di mercato ben precise e quindi valuteremo. Io personalmente posso solamente dire che oggi alleno Stefano Amadio come se fosse un giocatore assolutamente del Teramo, lo reputo un giocatore importantissimo e se dovesse rimanere il primo a essere contento sono sicuramente io. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Velo dopo una giornata clamorosa al Tour de France e alla vigilia soprattutto del 69esimo trofeo Matteotti, la terza edizione del TG6 invece questa sera alle 23. Tutto per il momento, grazie per l'attenzione, buona serata.